Vi servono crediti per spacchettare e creare la squadra dei vostri sogni o fare trading? FIFA Coin fa il caso vostro. Crediti velocissimi, prezzi bassissimi e grazie al mio coupon Nexet risparmierete ancora di più. Tutti i link in descrizione. Nuovissima challenge nel Foot Draft! Qui su FC25 andiamo a fare il draft dove possiamo prendere una sola nazione. Come si svolge la sfida? Semplicissimo. Per ogni scelta tra i 5 noi possiamo prendere obbligatoriamente una nazione. Esempio, prendiamo Neymar, Brasile. Se poi uscirà nel giocatore dopo Ronaldo il fenomeno, è molto meglio di Neymar come carta su FIFA, ma noi non potremo più prenderlo perché già abbiamo preso il Brasile. Quindi saranno delle scelte molto attente dove dobbiamo pensarci davvero tanto, perché ogni nazione presa può eliminarci tanti giocatori. Prima di lanciarci, signori, io come sempre vi ricordo di spaccare il tasto del mi piace e nei commenti fatemi sapere chi è il calciatore più forte nella storia dell'Argentina, del Brasile e del Portogallo. Ditemi i vostri tre preferiti qui sotto nei commenti. Un bel mi piace qui al canale e partiamo subito con questa sfida. Eccoci nel Foot Draft, prontissimi per scegliere il modulino. Tutti i moduli piuttosto che fan cacare, però diciamo che la difesa a tre, ragazzi, non me la sento ancora di provarla. Quindi andiamo con il 4-2-3-1 che non ho ancora mai provato. Questa è la primissima volta che lo vado a provare. Non so sinceramente chi c'è, quindi andiamo a scoprirli. Speriamo che inizino a droppare un po' di icone e heroes, perché ancora non le ho viste le icone. Gli heroes ci sono. E regà, è la scelta, io vi dico più sincero. Allora, Rui Costa lo leverei di mezzo, perché Portogallo c'è, cioè, un Ronaldo Rasha sarebbe top. La scelta è tra questi due giocatori, sono veramente forti. Córdoba per la difesa e Voller per l'attacco. Io veramente sono stra indeciso, perché sono due nazioni che non mi vengono. Allora, la Colombia sicuro Córdoba è il migliore della sua nazionale su FC25. Di tedesco forte, regà, ho un po' un lapsus. Non mi vengono in mente delle altre carte decenti. Ovviamente c'è un po' qualche roba c'è, però secondo me Voller attualmente è il migliore ed è anche molto carino, cioè nel senso 4 di debole, corre, tiro. Colombia so che non posso trovare di peggio, quindi Colombia levata di mezzo. ATT, Carlitos Tevez, molto bello. E ragazzi, so che è argentino, ci andiamo a togliere Leo Messi, però c'è, cioè, su Leo Messi oro barra if quest'anno non è Leo Messi del passato. COC, non buttiamoci a... Oh la la, ragazzi, sto droppando benissimo. JJ Okocha o Mare Chiaro Hamsik? Vado a prendere Okocha perché è un po' più offensivo rispetto a Mare Chiaro. Mare Chiaro si è completo, ma JJ è molto più attaccante, quindi vado a preferire lui. Vabbè, qua prendiamo Ucraina, ma non è che ci interessa più di tanto. Non erano sti grandi campioni, ragazzi. Non erano sti grandi campioni. Vado a levarmi la Scozia, va. Vado a levarmi Scozia, ragazzi. Anche lì c'è Robertson solamente. Quindi no. Mamma, se non è mai uscito. Se esce Douglas, ragazzi, io me ne vado, eh. Se esce Douglas me ne vado. Leviamoci l'Australia. Ste carte qui brutte che non servono a nulla. Cioè, regà, sono difficili da prendere. Ok. Qua uso l'astuzia, vado a prendere la Colombia perché tanto non lo possiamo utilizzare. 1000 di IQ, ragazzi, vado a prendere lui. Terzini c'era, cavolo, c'era Dalot che comunque era speciale. C'è Posh e Juranovic. Mamma mia, carte normalissime, ragazzi, normalissime. Portogallo, ma non posso levarmi da, cioè, con tutto il bene. Vado a prendere Posh, Austria, che non mi levo chissà quale grande nazione, ma Portogallo mi potrei levare Ronaldo. Qui, minghie. Onana, per forza, regà, Onana, perché tanto di quella nazionale non c'è molto, quindi andiamo un po' più rilassati. Qui è una scelta bella, perché, regà, non è mai uscito Kylian Mbappé, ancora non ho provato Kylian Mbappé. Prenderò Teo e vuoi vedere che esce Kylian? La mia paura è quella. Teo Hernandez è clamoroso. Devo prenderlo, regà. Devo prendere Teo Hernandez subito in campo. Ci servono dei giocatori per levare un po' di carte che abbiamo già preso. Qua, vabbè, prendiamo questo. Non mi viene in mente la nazionale africana che tiene questo, però vabbè. E vado con lei, Stati Uniti. Ci leviamo gli Stati Uniti di mezzo, però ovviamente non linkiamo con nulla, La squadra fa un po' cacare, ragazzi, fa molto cacare. Reiten, mi sa che non ho preso nulla di lei. Qua Nor, questa qua è già Hernandez.
Kvaratskhelia, vabbè, vado a prendere Kvaratskhelia. Georgia, penso sia il migliore della sua nazione. Dai, ultime carte, ti prego, l'ultimo decente, please. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, siamo in un guaio, regà. Siamo in un fottuto guaio, ragazzi. Siamo in un fottuto guaio. Questa è la squadra che abbiamo fatto con la challenge ed è veramente tosta, perché abbiamo come portiere Senegal, Mali terzo destro, Colombia, Austria, Francia, Australia, Olanda, Scozia, Stati Uniti, Nigeria, Argentina. Sono 11 nazionali, tutte diverse, assolutamente. Quindi challenge riuscita. Qui non c'era problema o intoppo. Ma a parte questo Tevez, Okocha e Cordoba e Teo, wow, fuori intesa il buon Posh, Traoré come terzino, Timber e Van Egmond, continua manco il nome, qua trequartista Weir, Lavelle, ragazzi, madonna benedetta, sarà una sfida difficilissima. Andiamo nel match perché sarà assurdo. Se vinciamo sarà un altro dei nostri miracoli. Andiamo subito a giocare. Okocha, subito per Tevez che si muove da Dio. Non è tremè, è un po' lentino. Aspetta, aspetta che ho da ridire. Ho da ridire, ma qua stavo per cacciarci la bomba. Bravo, mamma mia Okocha che giocatore. Mamma mia Okocha che giocatore, però siamo un po' lenti. Siamo minchia, ma c'è un attacco lentissimo, cavolo, madonna. Madonna che bella, madonna che bella. Madonna che bella, Carlos! Boom! Mamma che doppia parata! Mamma che doppia parata! Carlos! Non puoi sbagliare! Non puoi sbagliare assolutamente! Lì non puoi sbagliare, Carlos Tevez! Mandalo via! La bomba di Carlitos, recupero alto e subito in porta! E let's go, ski, let's go! Ti butta dentro addirittura Traoré! Oh. Mamma mia, Traoré! Come un toro! La palla per Tevez che non si è messo bene, cavolo. Se Tevez andava davanti al difensore era il 2-0, cavolo Carlos. Ma Tevez, ragazzi, è più da COC e da usare dietro la punta, ragazzi. È più da usare dietro la punta e deve fare inserimenti. Non può essere la vera prima punta. Oltre che Hernandez è clamoroso anche lui, anche Hernandez, ragazzi. Qualcosa di clamoroso, eh. Mamma mia Teo, mamma mia Teo, mamma mia Teo. Ragazzi, ma è un mostro. E ho capito il perché costa sto svarione. Cioè queste carte costano così tanto, ma veramente ti cambiano la partita. Mamma mia, tra Teo e Cordoba difficile veramente farsi superare. Veramente veramente difficile. Devo fare una cavolata io di difesa, perché sono due carte strabilianti, ragazzi. Strabilianti. Fai salire, fai salire il treno. Fai salire il treno. Che galoppo, mamma mia. Mamma raga, quanto mi sto divertendo con Teo Hernandez. Porca troia. È un... No, ragazzi, è fuori di testa, eh. Che ti sei preso? Un pesce così ti sei preso. Mamma mia. Mamma mia, amico mio, che ti sei preso? GG, e che gli ha fatto lo zio GG? Muoviamola, muoviamola. Dalla dentro, Carlos. Carlos si lotta, ma prendiamo un corner, eh. Se non mi dai corner ti sputo nell'occhio, eh. Dammi subito sto corner. Tocchi ve vivo. No, vuole proprio mettere in porta sto... Senza nemmeno cliccare il tasto del cerchio. Meno male. L'unico modo per far segnare Tevez, raga, a porta vuota. L'anno scorso era molto più forte Carlos Tevez, eh. Quest'anno molto più limitato, eh. E dalla sto Carlos Tevez. Dai, bello mio, corri. E dai, bello mio. E dai, finalmente te ne sei andato. E raffangula, abbiamo chiuso sto match. Mamma mia, Carlos, potevamo stare 10-1, figa. Boom! E chiudiamo così il match. Mamma mia, Tevez. Oh, si è ripreso un po' nel finale, dai, ripreso nel finale. L'abbiamo un po' insultato, un po' criticato, però si è ripreso bene nel finale. E butta sta palla su. Grande me, mamma ragazzi, ma avete capito che giocatori avevamo in campo? Comunque lui aveva Vinicius, If, Neymar, Okocha anche lui. Cioè la squadra sua era una squadra normale di un draft, molto forte anche. Io non so se vi ricordate i nomi che avevamo in campo. Cioè quello del Mali, Onana penso che una... Cioè io giuro, Onana non ha fatto una parata. Mi ha fatto un solo tiro in porta e è andato dentro. Onana non si è manco sportato i guanti. Signori, sono al termine anche di questo video. Io spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, ragazzi, io vi ricordo di lasciare tantissimi mi piace nei commenti, ditemi la vostra, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque. Da tutto questo vi ringrazio di questo video, vi ringrazio il sostegno. Da ex è tutto, haters make me famous. So I'm counting down the days to get out.
Cause I need to learn to